Sì. Un bravo ragazzo, lavoratore, poi fa in fretta così. Bello? Beh, sì, un bel ragazzo, insomma. E niente, sono 20 anni che vado lì, poi lui mi chiama signor Pozzetto, dico acqua e olio tutto a posto, l'altro giorno vado lì, l'altro giorno, è stato 15 giorni fa, e dovevo dire fammi il pieno, no? Sì. È il momento di dire fammi il pieno, chissà che cosa mi è venuto in mente, noi non l'ho mai detto, gli ho detto ti amo. Al benzinaio? Benzinaio. E lui? Non lo so, non l'ho mai detto a nessuno, e lui mi fa anch'io. Oh, e adesso? Si è messo in macchina, non è più sceso dalla macchina, è in parcheggio. Sono 15 giorni che... Che cosa mi è venuto in mente di dire ti amo? Lo salviamo. Guarda che io non ho mai detto ti amo nessuno, nemmeno mia figlia. Guarda, questa è la prima intervista che io faccio a livello umano che mi dà delle rivelazioni. È sempre lì in macchina. Scende solo quando ha bisogno di pettinarsi, insomma. Scende, si pettina, poi sale, sì. Insomma, è una storia che secondo te andrà avanti? Io non lo so, adesso spero di andare in macchina e non trovarlo più, perché non si può più andare avanti così. Certo, è un po' imbarazzante, comunque chiacchiera, io questa cosa qui non la dovevo dire. È troppe rivelazioni. Siamo qui, non si vorrebbero dire delle cose, poi invece saltano fuori e si dicono delle cose. Ferma. Prima che abbia per paese, ma solo un poco fuori fase. Se non mi scopo con qualcuno, un giorno o l'altro scambierò. Va bene. Era un ragazzo dai capelli d'oro. Una storia d'amore. E ti volevo un bene da morire. Io lo pensavo un giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. A che chissà piano chi è? Era forse un vagabondo. Scusa. Ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Vabbè, sarà stato un suo amico, no? Sarà stato un suo amico che magari... Gesso. Molto probabilmente sarà andato via con questo qui. Allora, mi esero. No, ma ti voglio dire una cosa. Sì. O lui non ha capito niente. Beh, se ha fatto... O c'è qualcosa che non va. Correchi. Era un ragazzo dai capelli d'oro che gli volevo bene da morire. E non gli fai, non c'è... Io lo pensavo tutto il giorno intero. Vuol dire che sei innamorato. Col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra. Ancora, già la seconda volta. Insieme ad un ragazzo biondo. Che piano abiti? Chissà chi era, forse un vagabondo. Guarda che... Ma da quel giorno non necessariamente i biondi sono vagabondi. Io ne ho conosciuto uno. Morettini. Uno più sporco di così lo vedo. Tutto. Ma non ti devi preoccupare. Non è che sto tutto indietro. Deve anche questo giorno. Luca, vabbè, ma non te la devi prendere più di tanto, perché se veramente si accorge di te dovrebbe lavorare alle orecchine. Non so. Sì, vabbè, un po'. E gli volevo un bene da morire. Io le pensavo. Io che mi sono innamorato di un benzinaio, cosa vuoi che ti dica? Senti, noi Luca! Con chi sei adesso? Chi sei adesso? Non lo saprò mai! Sto qui! Mio benzinaio, questo qui è il nostro benzinaio! Sandro! Sandro! Sei il mio benzinaio! Con chi sei adesso? È il mio benzinaio! Davvero? Oi, fammi il pieno! Questo qui è il mio benzinaio! Sto via col benzinaio! Metteranno solo a gara poco insieme! Sto via col benzinaio! Speriamo che si mettano d'accordo, perché... Hai visto che non succede solo a te? No, va bene,
sono trovati loro due, se no. Si sono trovati loro due insieme, senti una cosa, no? Voglio solo vedere in macchina se è andato io con il benzinaio, non puoi mandare la pubblicità. Sì, ma torna salgo, però, sì, che devo parlare ancora. Vado solo a vedere se c'è la macchina vuota e torno. No, perché, oh, sì, si manda pure via la pubblicità. Signori, Sandra Milo e Raffaella Carrà!